piattanto questa piega dell'innovazione. Bella, molto interessante, è sempre interessante scoprire le nuove tecnologie, abbiamo anche parlato di nuove tecnologie ed è importante sottolineare che le nuove tecnologie non sono per forza una minaccia, no? Possono essere uno strumento utile per noi insegnanti, per i ragazzi e le ragazze, per essere usate nella didattica come anche nella progettazione didattica. Sì, noi vediamo nelle nuove tecnologie delle grandissime opportunità, in realtà anche l'intelligenza artificiale per esempio per noi è un'occasione per non porre limiti alla nostra immaginazione, quindi comunque è uno strumento molto utile sia con i ragazzi sia per noi nel nostro lavoro, rende i tempi molto più efficienti, quindi ci lascia molto più tempo magari per concentrarci su altro, sulla progettazione, sulla didattica con i ragazzi. Poi la parte emotiva, no, di coinvolgimento emotivo dell'insegnante all'interno della classe non può essere sostituita. Questa fiera stupisce per l'assenza totale di questo tema. Ancora oggi si fa ecologia nelle scuole, però rimane un elemento un po' circoscritto, un po' separato dall'impianto generale. E sembra quasi che sia un corpo estraneo, mentre poi l'impianto generale dell'educazione va in tutt'altra direzione, cioè in una direzione ancora molto aggressiva dell'uomo sulla natura, molto antropocentrica, molto produttivista, molto individualista. Quindi ai bambini di fatto più che la cooperazione viene insegnata la competizione, viene insegnato un approccio alle tecnologie che già loro subiscono il tempo schermo in maniera molto forte fuori dalla scuola, e la scuola gli ripropone ulteriormente un tempo schermo, quando ci sono studi che fanno vedere che non è tanto la qualità dei giochi che vengono fatti, ma è proprio la quantità del tempo schermo che in qualche maniera ha ripercussioni molto problematiche sulle capacità mnemoniche, sulle capacità cognitive dei bambini. Quindi il rischio è che con questa insistenza sul digitale, senza controbilanciarla con un contatto emotivo anche direi con la natura da parte del bambino, come insegnano i grandi pedagogisti dalla Montessori in giù, il rischio è che davvero educhiamo un uomo, un essere umano che si disumanizza e che è sempre più addestrato e ammaestrato per inserirsi dentro un sistema che altri hanno deciso quale deve essere.